Agosto del 1994 moriva ad Ancona Paolo Volponi, dirigente d'azienda, poeta e romanziere. Fu capo del personale della Olivetti negli anni 60 e militante di sinistra. Descrisse il travaglio di un paese agricolo che si faceva industriale e poi il fallimento dell'ideale olivettiano che poneva la fabbrica al centro della speranza di un futuro di progresso. Rivediamolo in un'intervista del 1962 in cui ci racconta, Memoriale, il suo romanzo di maggior successo. Poi una breve pausa e torniamo con le notizie. Alcuni di questi uomini che sono saliti sul pullman vanno a lavorare in città, lasciano il loro paese come tanti di voi per andare a lavorare nelle fabbriche. Alla fine di giugno del 1946 un giovane come uno di questi saliti sul pullman di nome Albino Saluggia prendeva anche lui il pullman per andare a lavorare in una fabbrica in città, in una fabbrica più grande della città stessa. Albino Saluggia è il protagonista di un romanzo che io ho scritto e che si intitola Memoriale. Albino è nato in Francia, ad Avignone, da genitori italiani. Il padre faceva il muratore. Quando aveva 12 anni, quando cioè cominciava il periodo delle amicizie più intense, delle curiosità più forti, delle relazioni più complete con le cose, egli è costretto a cambiare il suo mondo perché la famiglia ha deciso di tornare in Italia, a Candia, in provincia di Torino, e di stabilirsi in una casetta fuori del paese su una collina di fronte al lago. Dopo il ritorno in Italia, Albino resta orfano di padre e viene messo in collegio a frequentare un istituto professionale, ma non può compiere questi studi perché è colpito da una malattia. Intanto rapidamente si avvicina alla guerra, alla quale viene chiamato. Per il suo carattere, che appunto per l'influenza delle circostanze precedenti è quello di un isolato e di uno scontroso, egli soffre nella vita militare più degli altri. Dall'esercito finisce in prigionia, in Germania, e là le condizioni tanto del suo fisico quanto del suo carattere peggiorano ancora. Torna finalmente a casa sua e nel Natale del 45, davanti al lago di Candia, mentre comincia a nevicare, spera che la sua vita possa cambiare e che la neve che scende possa imbiancare, nascondere i dolori che fino a quel giorno lo hanno perseguitato. Viene assunto in una grande fabbrica come reduce. Nello slancio di questa speranza comincia ad amare il suo lavoro e la fabbrica nella quale lo compie e comincia a farsi qualche amico. Ma dopo alcuni mesi gli viene denunciata una verità tremenda che distrugge tutte le sue speranze. I medici lo dichiarano tubercoloso e lo invitano a ricoverarsi in sanatorio. Egli rifiuta questa diagnosi, negandone la verità e credendola un altro dei suoi mali, di quei mali che fin dall'infanzia lo hanno perseguitato. È costretto però a ricoverarsi in sanatorio, dove subisce ancora altre mortificazioni, soprattutto perché si sente diverso dagli altri. Ritorna in fabbrica, ma ormai le sue speranze e la sua buona volontà vacillano e nella fabbrica finisce per sentire come suoi nemici personali tutta l'organizzazione, i medici, il lavoro stesso e anche quelli che prima considerava suoi amici. Pian piano prende corpo in lui una mania di persecuzione che gli renderà sempre più cattiva la vita. Si isola del tutto e non si intende più nemmeno con la madre. Litiga con tutti quelli che ha d'intorno, non trova aiuto né nell'assistente sociale, né nel capo reparto, né nei carabinieri ai quali si è rivolto. Litiga anche con i sindacati ai quali ha chiesto aiuto e alla fine cade nelle mani di tre maghi imbroglioni che con il miraggio di una miracolosa guarigione gli rubano i pochi soldi che ha. Naturalmente non guarisce e deve entrare ancora in sanatorio. Qui i suoi pensieri, le sue infinite considerazioni, nella solitudine del suo lettino, arrivano a fargli capire la verità della sua condizione di malato e di operaio. Ritorna in fabbrica e viene messo a fare il piantone. In questo posto gli
gli si presenta l'occasione di aiutare le commissioni interne dello stabilimento a proclamare uno sciopero. Per questo viene minacciato di licenziamento e con la lettera di diffida torna a casa sua davanti al lago. E questo è il lago di Albino Saluggia e là potrebbe essere la sua casa sulla sinistra del paese. Grazie Volponi, lei ci ha raccontato la vicenda del suo romanzo. Per ora vorrei farle qualche domanda. La prima è questa, perché ha scelto un operaio come protagonista? Sì, prima di tutto perché io lavoro in una fabbrica e ho quindi molta simpatia per tutti quelli che lavorano insieme a me. E poi perché l'operaio mi pare un personaggio nuovo, nuovo nella letteratura e nella storia, soprattutto nella storia del nostro paese in questo momento. E lei trova che sia importante che la letteratura si avvicini alla vita di fabbrica? Sì, sì, perché la vita di fabbrica è sconosciuta, o perlomeno conosciuta da certi specialisti, da tecnici o da sociologi, ma è sconosciuta come ambiente umano, soprattutto. E la letteratura, quando se n'è interessata fino adesso, se n'è interessata prendendo la fabbrica come un teatro, insomma, come un pretesto nel quale faceva svolgere delle storie che però non erano informate direttamente dal fatto di essere un operaio, e la vita della fabbrica non veniva guardata nella sua unità, proprio nelle sue caratteristiche di problemi e tecnici e umani insieme. Ecco, vorrei farle un altro tipo di domanda. Sì. Lei ritiene che ci sia un problema di cultura nella condizione operaia? Ah, indubbiamente sì, perché io intendo la cultura come un modo di interpretare la realtà e quindi anche un operaio deve avere questa possibilità. Deve potersi mettere, cioè in posizione di giudizio di fronte alle cose, scegliere e giudicare. Infatti il protagonista del mio romanzo, Albino, è un infelice, un incerto, non risolve i suoi problemi. Perché? Perché manca della cultura sufficiente a fargli capire quali sarebbero le soluzioni adatte alla sua situazione di operaio. Esatto, e quali sono i problemi più scottanti che l'individuo deve affrontare oggi nella fabbrica? Prima di tutto il problema del lavoro, che è monotono, parcellare, ripetitivo, pesante, che non richiede partecipazione, cioè impegno da parte di chi lo compie. Poi il problema delle relazioni all'interno della fabbrica, relazioni con i compagni, con i sindacati, perché nelle fabbriche uno è perduto, sono migliaia quelli che vivono nelle fabbriche, molto spesso perciò vi sono degli inciampi nelle comunicazioni. Terzo, la vita dopo la fabbrica, cioè l'impiego del tempo libero, in modo da recuperare le energie che uno perde nel lavoro nella fabbrica e in modo da acquistare appunto la possibilità di decidere meglio rispetto anche a questo lavoro e alla sua propria vita, insomma che l'operaio, oltre che un operaio, sia un cittadino nel senso pieno della parola. Molte grazie Volponi. Prego.